La stragrande maggioranza degli adolescenti americani dichiara di essere alla ricerca di Dio e di un significato per la vita. Secondo l'ultimo sondaggio Pew Research, il 63% degli adolescenti americani è cristiano e il 24% si identifica come cattolico. Purtroppo, negli ultimi tempi, molti sondaggi e studi affermano che i giovani citano spesso ragioni intellettuali quando viene loro chiesto cosa li abbia spinti a lasciare la Chiesa o a perdere fiducia in essa. Tra queste la convinzione che la religione si opponga alla scienza o che non possa essere sottoposta ad un esame razionale. Tali preoccupazioni sono ostacoli cruciali all'accettazione della fede tra i giovani. Il filosofo e teologo francese Jean-Luc Marion, membro della prestigiosa Accademia di Francia, ha sostenuto che questi timori sono sbagliati e fa eco alle tesi di Sant'Agostino secondo cui se puoi comprenderlo, allora non è Dio. La difficoltà è che non capiamo cosa significhi capire o conoscere. Dio è assolutamente inconoscibile. È questo che intendeva Sant'Agostino quando diceva che se pensiamo di poter conoscere Dio come una cosa terrena, ci sbagliamo. Anche Cartesio ha espresso un'idea simile e credo che tutti i filosofi seri abbiano detto lo stesso. Il problema è che possiamo conoscere senza capire e non c'è alcun paradosso in questo. L'esempio migliore è la conoscenza intersoggettiva. Non si tratta solo di non capirlo, ma di rendersi conto che, se lo capissimo, non avremmo un interesse fondamentale per lui. Se riesco a capire l'altra persona, essa diventa un oggetto. Perché le persone amano gli animali? Perché possono capirli. Ma se si ama qualcuno in modo specifico, lo si conosce senza necessariamente capirlo, ed è per questo che si può continuare ad amarlo. Ebbene, per Dio è la stessa cosa. Per Dio è pareil. L'8 novembre a Roma, presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, si è tenuta una conferenza del professor Marion, vincitore del premio Ratzinger. La conferenza è stata organizzata dall'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II. Il professor Marion ha parlato di come possiamo accedere alla sacramentalità nel mondo e aiutare gli studenti e i giovani a lasciarsi coinvolgere dalla storia cristiana. La questione del cristianesimo è che non lo cerchiamo. Nella Chiesa non cerchiamo il cristianesimo. Si diventa cristiani quando sentiamo di essere cercati da Cristo. Il problema è che non dobbiamo andare a fare shopping nel mercato della spiritualità, che è la tendenza attuale. C'è un mercato e il cristianesimo è uno dei prodotti. Ebbene, l'esperienza cristiana non consiste nell'acquistare la spiritualità come si acquista un comportamento o un'automobile. È l'esperienza che attraverso la Chiesa, direttamente o indirettamente al di fuori della Chiesa, si è chiamati e voluti da Cristo. Quindi è molto diverso dal mercato della spiritualità. Il mercato della spiritualità è sempre una questione di comodità personale. Le persone vogliono uno sviluppo personale, anche se credono di non avere un'anima. Perché non acquistare una cultura religiosa, un orientamento religioso, come esistono orientamenti sessuali? Non è affatto questa la domanda. La domanda è se Cristo mi ha chiamato. Questo è quanto. La nostra epoca attuale privilegia l'individualismo e va contro il messaggio evangelico di non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Il professor Marion ritiene che il mondo sia sempre stato così e che si debba avere più speranza. Ma il mondo è sempre stato individuale. Immaginiamo troppo che il nostro mondo sia un'eccezione. Ci sono le leggi del mondo, dell'egoismo organizzato, dell'individualismo, ognuno per sé. Infine, siamo invitati al banchetto del grande re, ma abbiamo affari da sbrigare, abbiamo il nostro mestiere da portare avanti e così via. Pertanto non credo che il nostro secolo sia assolutamente senza precedenti. I più potenti seguono le stesse regole, cioè Dio non è importante per loro. Ecco perché quando Dio viene nel mondo, viene accolto male. È per questo che quando Dio viene nel mondo, è mal ricevuto.